because I need a new tire. So it's perfect. Yeah. €1. Yeah. When I arrive here in Norway, in my mind, I think, okay, the Norway is probably the most expensive place in the world. Yeah, third most expensive. Expensive. Yeah, but I'm not sure, because sometimes it's not cheaper, okay, but the price is good. Cycle deck. What is it? So cycle is cyclo, huh? And deck is the tire. Either thing inside or thing outside? Outside. Probably this one. Okay. You can find everything here. Yeah, it was originally only for car things. The size is 20. 20, okay. Oh yeah, 20. Yeah, how much? Less than 11 euros. The last one I've paid 35 right. Euro one. So it's, this is the why I say it's not so really expensive. No, it's if you know the right place. But if you know the place, yeah, sure. 11 euro. It's a new bike. Even a pink bike. Oh, I love it. Thanks, Iver, for this stop. Yeah, I was thinking about it. Very like, nice. Yeah, just pop in and show you this place. You can look inside. Yeah, it looks a spot not for the tourist. So, I don't know if it's open, but we'll see. Sure. Che figo. Something like a museum. I want to come back here. If you go here, try the fish soup. Tomorrow they have it like salted meat. On Saturday they got like a tagliata. And the fish soup is very good. He's riding his bike from Milano, so I'm just north of Kitta. I said, well, tell me when and if you get to Trondheim, and I'll show you some places you can visit. You've been bicycling? Yeah. You should see that. You should see his bike. It's like a pink little girl's bike. Yeah. I thought you're pretty stupid bikes. Same to you. Thank you. Very, very nice place. Yeah, I want to come back. The weather is going to be nicer from Friday. I hope. Yeah, then if you join on Mila, because I live in the middle. And good luck with all the photos and everything. Yeah. Remember to bring food for trip. Yeah. Yeah, because there might be some distance between the places and it might not be open and everything. Have a nice trip. Thanks. Thank you very much. Thanks to all. Bye. Che grande, raga, beccato a caso. E comunque non ho ancora fatto pranzo, raga. A sto punto penso che aspetterò cena. Recuperiamo la Rosy. Raga, questo per dirvi che ho lasciato la bici qua, senza lucchetti, senza niente. È vero che è una graziella, però nessuno ha toccato nulla. Raga, sto ancora facendo un giro per fare delle foto e ho trovato un mega secret spot qua sotto. Guardate che roba, c'era la scala qua per scendere. Che figo. Raga, quanto ci potrei vivere io qua sotto. Ma quanto è bello sto secret spot che ho trovato. Prima in realtà sono andato fino là in fondo, però è paccola. Credo che veramente questo sia il posto più figo. Oltretutto credo si stia abbassando l'acqua. Com'è possibile? C'è tipo la bassa marea nel fiume. Prima il fondo della scala era nell'acqua. Raga, voi che siete fisici e sapete queste cose geotermiche, è possibile? Credo sia acqua dolce questa qua, è acqua di fiume. Com'è che si sta abbassando? Ok raga, siamo di nuovo tornati alla casa. Adesso però voglio andare a fare un po' di spesa. Andiamo coi pant. 6 14 lattine riciclate. Beh, per ora il menù raga prevede patatine fritte e poi ho trovato delle bistecche ultra scontate. E ce n'è 450 grammi. È sempre un'emozione, raga. Oh, sorry, speak English. Ah, no, it's great, thanks. Quindi il totale la pizza l'ho pagato 30 centesimi. Raga, ma qualcuno la usa sta cucina? È tutto esattamente come l'avevo lasciato oggi. Quindi sono che ha mosso una spugna.
Era da un po' che non mangiavo in modo così ignorante. Ho speso 2 euro, 1,60 euro di patate. La Norvegia è un posto strano e secondo me c'è molto fraintendimento qua. Cioè, ovviamente costa. Il fatto è che in realtà sul mangiare bisogna adattarsi un po', quello sì. Non costa così tanto. Nel complesso, nei supermercati, puoi spendere poco, ci devi stare dentro un po', guardare bene con attenzione le cose, però... Raga, stasera mi sto veramente viziando, ma proprio di brutto, eh. Guardate che roba. Buon appetito. Allora, dovete sapere che io sono un cuoco pessimo, ma l'avrete notato ormai. Ma ogni tanto riesco a cucinare delle cose veramente buone, non so nemmeno io come. Magico, raga. E comunque il pane che sto mangiando, mezzo chilo, 86 centesimi. Poi, ovvio, puoi prenderti anche il pane che ti costa 3 euro e mezzo, mezzo chilo. Ha un'oscillazione di prezzi la Norvegia che è stranissima. Fate conto che prima c'erano i tranci del salmone, no? Qua il salmone costa comunque poco perché, vabbè, è quello che loro hanno. Bene o male, il pezzo era sempre lo stesso della grandezza. E anche il condimento era un trancio di salmone con sopra già del pepe, delle spezie. Ed erano uno di fianco all'altro. Stessa grandezza, più o meno. Uno costava 4 euro, 4 euro e mezzo. L'altro costava 33. Cioè, c'è troppa differenza, c'è troppo sbalzo. Cioè, cosa dovevo pensare? Che quello da 4 euro è polistirolo? O che quello da 33 euro è cucinato da uno chef? Non si capisce. Ed è così un po' per tutti i prodotti. E è per quello che dico, bisogna fare attenzione facendo la spesa al supermercato. Se compri alla cieca spendi un capitale. Tutto quello che compri devi guardare assolutamente ed essere sicuro che il prezzo sia quello. E allora riesci a spendere poco. Raga, una cena veramente che non mi concedevo da un bel po'. Bene, la missione di adesso, raga, è finire il video, così lo esportiamo e stanotte, domani mattina lo carichiamo. 1:20. E guardate un po', questo è il massimo della notte che potete vedere. Beh, raga, io comunque vado a dormire. Volevo finire il video, non l'ho ancora finito. Dovrei esportarlo, farò tutto domani mattina. Domani mattina veramente piazzo la sveglia e alle 8 devo essere assolutamente in piedi. 7:30 anche. Buonanotte, raga. Buondì, raga, mettiamoci subito al lavoro, subito. Scusate, prima mi stavo addormentando al computer. Comunque sia, sta avvenendo l'ora di decidere se mangiare qua o andare nella trattoria che diceva Yeven. Probabilmente andrò a mangiare là. Quindi, raga, prepariamoci. Dobbiamo cercare una banca qua vicino perché ho finito i 60 euro che avevo prelevato a Oslo. Ok, raga, dunque, mentre qua esporta il video, siamo al 60%, mi segna ancora 45 minuti. Andiamo giù e cambiamo il copertone alla Rosy. Così ci portiamo avanti con i lavori. Nel mentre poi torniamo su e carichiamo il video. Smontiamo. Bel mattone, sta ruota, raga. Non un raggio molle. Questa è quella che mi hanno venduto a Stoccarda. Sto facendo giusto il video adesso di questo. Bene, raga, abbiamo fatto un buon lavoro, eh. Andiamo su a magnare. A giudicare dal fatto che la ventola non sta andando, secondo me ha esportato il video. Tac, sì, è esportato. Bene, raga, andiamo a provare sta zuppa di pesce. Eccoci arrivati. Questa è la trattoria che diceva lui. Questo è un posto sconosciuto ai turisti in cui si mangia bene. Sono troppo curioso, raga. Hi, hi. You wanted just a starter or just a fish soup? Yeah, just find a table, we bring it for you. Okay, yeah. Okay, thank you very much. Che dite, vi piace qua? Hey, you go. Okay, thank you very much. You're welcome. Guardate che usanza curiosa, ti portano del pane sottilissimo con il burro. Dio, sembrano patatine. Probabilmente è pane senza sale. Curioso. Buono, però. Dà un po' l'idea dei grissini. Eh sì. Hey, Elsa. Ok, thanks. You're very perfect. Welcome. Thank you very much. Buon appetito. Grazie. L'odore è... wow. Raga, stiamo per assaggiare la miglior zuppa di pesce di Trondheim. Sì.
perché non so descriverla. Wow. Madò che buona. A me il pesce di mare così non fa impazzire, ma questa è buonissima. Non ho idea di cosa ci sia dentro. Raga, non so se posso finire di dire quanto sia buona. Sapete che mi ha anche saziato. Andiamo. Hi. Hi. A very great. Oh, that's good to hear. Yeah, I love it. Here you are. Perfect. Thank you very much. You too. Bye. Bye. Bye bye. Raga, sapete quanto ho speso? 20 euro. Ricordatevi questo posto. Guardate che roba assurda. Credo sia una specie di nave trivella. Chissà che cazzo. Raga, quanto è bella sta zona, con tutti sti localini hipster. Ecco, vi dico subito che ore sono. Raga, ma volete mettere a vedere la cattedrale di notte? Non c'è nessuno. E la cosa assurda è che è tutto aperto qua. Vabbè, la cattedrale è chiusa ovviamente, però qua tutta la zona del cimitero e del parco è tutta aperta. Andiamo perché è tardi e devo dormire, devo preparare poi anche le borse. Domani non voglio fare troppo tardi. Eccoci arrivati. Vabbè, dai, pensavo peggio. Non sono neanche le 2. Raga, buonanotte, ci vediamo domani. Ciao.